le mie preghiere, delle quali mi fai istanza, non ti mancano mai, perché non mi posso dimenticare di te che mi costi tanti sacrifici. Ti ho partorito a Dio nell'estremo dolore del cuore. Confido nella carità che nelle tue preghiere non ti dimentichi di chi porta la croce per tutti. Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle carissimi. Oggi Padre Pio ci rivolge un pensiero che è stimolante e incoraggiante per noi e riguarda, direi, la preghiera non solo per noi, ma la preghiera per gli altri, la preghiera di intercessione. Ecco, ognuno di noi è chiamato a pregare non solo per se stesso o per le persone che gli stanno particolarmente a cuore, ma anche per le persone comunque che sono in difficoltà, che si affidano alle nostre preghiere. Ecco, Padre Pio ricorda in questo pensiero che lui prega sempre per i suoi figli spirituali. Ecco, questi figli che lui ha partorito nel dolore, dice, è un'espressione paolina. Anche San Paolo dirà, ecco, che lui, ecco, ha partorito quei cristiani perché, ecco, li ha tirati su con la preghiera, con le esortazioni, ecco, con lo sforzo per formarli, per farli crescere nella fede, nel Vangelo. Quindi sono diventati figli spirituali per i quali lui si è sacrificato e quindi li sente come parte di se stesso. Lo stesso Padre Pio, e questo lo dobbiamo dire, che ogni figlio spirituale non era un numero in una massa, ecco, enorme di figli spirituali che Padre Pio aveva, ma ognuno aveva un volto, una storia, un nome, che erano molto presenti al cuore paterno di Padre Pio. Ecco, Padre Pio dice, io prego per te, chiaramente, perché mi stai a cuore, perché ti ho partorito nel dolore, ma, ecco, confido che anche tu pregherai per me, ricambierai la mia preghiera con la tua intercessione, con la tua preghiera, ecco, per me che porto la croce per te. Ecco, quel partorire esprime il dolore, la fatica, la sofferenza, il travaglio, ecco, che ogni figlio spirituale costava a Padre Pio, il cuore di Padre Pio. Quante volte Padre Pio ebbe a dire, mi sei costato il meglio del mio sangue. Beh, questa realtà, fratelli e sorelle carissimi, continua ad essere vera. Padre Pio prega, intercede oggi presso Dio per i suoi figli spirituali, per tutti coloro che si affidano a Lui nelle difficoltà della vita, nei problemi quotidiani, ecco, per la nostra crescita spirituale soprattutto, nel combattimento contro lo spirito del male, oggi particolarmente aggressivo nella nostra vita. Abbiamo bisogno di qualcuno che interceda per noi e certamente Padre Pio dal cielo, ecco, come un padre che veglia sui suoi figli, continua a intercedere e a pregare perché noi, superata questa fase della prova, possiamo raggiungere il porto sospirato della salvezza. Ma questo pensiero ci ricorda che dobbiamo pregare anche gli uni per gli altri, che la preghiera fatta con fede, con perseveranza, con fiducia, può ottenere anche ai nostri fratelli l'aiuto spirituale o materiale di cui hanno bisogno. Quindi Padre Pio ci esorta a usare questa carità nei confronti anche degli altri, attraverso la nostra preghiera costante, perseverante, fiduciosa. Pace e bene a tutti.